Accanto ai dati degli studi randomizzati e controllati, che sono indispensabili per la prima valutazione di un farmaco, stanno assumendo sempre più importanza i dati provenienti dalla vita reale, dalla cosiddetta real life, che poi spesso o quasi sempre sono i dati dei registri. Si è parlato proprio di questo argomento qui a Torino, al Congresso Nazionale del GISEA, dove sono stati presentati dati molto interessanti provenienti da un registro pugliese. Noi ci facciamo raccontare di cosa si tratta dal professor Florenzo Iannone dell'Università di Bari. Allora, professore, prima di entrare nel merito del registro di cui lei ci ha parlato, vorrei chiedergli in generale cosa hanno di diverso e di aggiuntivo i dati della real life. Sì, ribadisco quanto appena introdotto da lei stesso, che i dati dei trial clinici randomizzati, pur essendo di grande importanza nella fase di registrazione del farmaco, perché di fatto devono dimostrare l'efficacia e la safety, hanno essenzialmente due limiti. Innanzitutto che selezionano e arruolano pazienti ben definiti, che non sempre corrispondono a quello che quotidianamente incontriamo nella nostra pratica clinica quotidiana, e il secondo aspetto è che sono piuttosto limitati nel tempo, non superano solitamente i 2 anni, poi vi sono le fasi di estensione, che riguarda però sempre l'estensione di un gruppo selezionato. Quindi necessariamente i dati della real life devono essere di grande importanza nel confermare la validità del farmaco, sia in termini di efficacia ma soprattutto in termini di sicurezza. E da qui nell'ultimo decennio, a livello nazionale e internazionale, stanno sorgendo tutta una serie di iniziative volte appunto a raccogliere questi dati prospettivamente, sono i registri. Fra questi, recentemente, negli ultimi 3 anni, abbiamo iniziato un'attività che riguarda nella regione Puglia, che ha una duplice valenza, sia per valutare l'impatto sulla qualità della vita dei nostri pazienti con varie malattie reumatiche, e sia un attimino per coagulare l'interesse e la collaborazione fra i vari centri di reumatologia che insistono sul nostro territorio. Infatti è un registro multicentrico che ha molto interesse e molta attenzione da parte anche delle agenzie regolatorie. Certo, questo registro che si chiama GOAREL, ecco, lei qui ha presentato i dati relativi a uno dei nuovi farmaci biologici, riassume che cosa ha presentato? Molto brevemente, si tratta del ergolimumab, che è un inibitore del tumor necrosis factor di nuova generazione e che è stato registrato, quindi normalmente disponibile dal sistema sanitario nazionale per il trattamento di pazienti con artrite reumatoide, artrite psoriasiche, spondilartriti, che resistenti alle terapie convenzionali. Quindi abbiamo trattato come da linee guida questi pazienti e abbiamo visto i risultati a distanza. I risultati sono abbastanza incoraggianti e confortanti, confermano di fatto quello che abbiamo già imparato e studiato dai trial clinici randomizzati, e quindi ci rassicurano nell'utilizzo di questo farmaco e nel trattamento appunto di queste patologie nei nostri pazienti. Ecco, il registro, se non ricordo male, ha anche una sua specificità organizzativa, cioè avete coinvolto gli specialisti ambulatoriali. Sì, in che maniera, professore? Accennava prima, di fatto devo confessare che è un'iniziativa, tra virgolette, amicale. Siamo un gruppo di amici, ci conosciamo da tempo, e questo, insieme alla possibilità di interfacciarci tramite i sistemi informatici, ci consente di raccogliere i dati. Però devo ammettere, ma questo è un plus secondo me, in questo tipo di attività, che siamo un gruppo di amici, ottimi conoscenti, distribuiti nella Puglia, e quindi abbiamo creato questo network pugliese per le malattie reumatiche, in cui raccogliamo dati non solo di questo tipo ma anche per altre patologie. Le nostre iniziative, con un po' di fatica e qualche sforzo, comunque sembrano dare qualche risultato. Vedremo adesso la comunità scientifica come accoglierà i nostri dati.